Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Sono le ore 10:03 di sabato 11 aprile, ovvero il giorno prima di Pasqua. In molti non avete chiesto e io sono pronto ad accontentarvi. Oggi Man vs Food Easter Edition. Come da prassi facciamo un veloce check fisico e poi cominciamo. Ed eccoci pronti signori per questo Man vs Food Easter Edition. Un secondo solo. Ok, così fa molto meglio. Ma bando al cianci, andiamo subito a vedere cosa mi gusterò oggi, perché ho una fame da rubi, veramente non ci sto vivendo. Vediamo cosa abbiamo qui. Una favolosa colomba Melegatti con spumantino. Allora qui. Ecco qui la nostra colomba classica. E lo spumantino cube dolce. Non vedo l'ora di gustarli, ma c'è un problema. Oggi devo lavorare, quindi mi sa che questo salta. Sì, perché tra poco devo andare al lavoro. Ad accompagnare questa favolosa colomba ci sarà del buon tè verde, ma muoviamoci perché non ce la faccio più. Ho davvero troppa fame. Non sprecheremo nulla. Finalmente siamo pronti per gustarci il tutto, anzi faccia la battaglia. Ore 10:23 e ora finalmente cominciamo. Buon appetito connessi. Guardate qua, che bellissima colombina. Primo morso di questo Man vs Food Easter Edition. Buona. Melegatti. Qualità. Buona. Avevo una voglia matta di colomba, quella classica, perché praticamente un anno che non la mangio. Chi mi segue su Instagram aveva visto che nelle storie ho mangiato la colomba, ma quella con le gocce di cioccolato, quella classica, non l'avevo ancora mangiata. Troppo buona, con i canditi, favolosa. Eh sì, io adoro i canditi. Non ve l'ho fatto mirare da vicino, sono proprio un pirla. Allora, mi ha messo pericolo. Stavici. Che ne dite? Lo proviamo cucciato nel tè verde. Ah sì, dai. Sicuramente sarebbe stato meglio nel mio lattuccio. Good.
quanto buona. Rombe e panettoni tandoori, favolosi. A me, come per i pandori, i panettoni, anche le colombe sono per la versione classica. Nel caso della colomba, la classica vuol dire solo canditi e niente d'altro. Ma mi piace lo stesso. I panettoni c'è anche l'uvetta. Mentre le altre versioni, cioccolato, solo uvetta, senza uvetta, senza canditi. Sì, mi piacciono, però la versione originale, classica, per me rimane sempre. E voi? Qual è la vostra preferita? Fatemelo sapere nei commenti. Volevo ringraziarvi per tutti i commenti che mi avete lasciato nella 10.000 calories challenge 2, dei consigli che io vi avevo chiesto e voi mi avete risposto veramente in tanti e vi ringrazio veramente. Come avrete letto nel titolo, questo si tratta solo di un cheat meal, solo colomba. Questo perché, sì, mi sarebbe piaciuto fare un cheat day con uova di Pasqua, con biglietti di Pasqua, varie cose e arrivare a 10.000, anzi più calorie. Ma mettetemi nei miei panni, sarà un weekend molto impegnativo, perché questo super sgarro che è molto calorico e in più domani è Pasqua, super di sicuro le 10.000 calorie, le palestre sono chiuse, non è che potevo fare chissà quali preparazioni per smaltire il tutto, sì, sono umano e è vero che ho un super metabolismo che mi aiuta in queste challenge a non ingrassare, però c'è una preparazione comunque dietro, allenamenti e dieta, non è tutto così magico, sarebbe troppo bello. Quindi spero che nessuno sia rimasto deluso che pensava a un Easter cheat day, con 10.000 calorie e più, ma di sicuro questo weekend supererò le 12-13.000 calorie, quindi stavolta va così. Ma non preoccupatevi che non sarà l'unico Man vs Food del mese, ce ne sarà un altro la prossima settimana. Ovviamente grazie ai vostri consigli o a qualcosa di meno. Grazie mille.
Voglio fare una promessa: l'anno prossimo, se non saremo più in quarantena e le palestre saranno riaperte, farò un cheat day in Star Edition da paura. Calorie a un'età, sopra i 10.000, sicuro, solo per voi. Non so se ve ne siete accorti, ma ho migliorato la qualità dei video che sono girati adesso in 60 frame. E in più ho cambiato un po' la grafica nei video. I like su YouTube, iscriviti, i link per Instagram. Ho pensato che era arrivato il momento di rendere tutto un po' più bello. Per apprezzare. Altro aneddoto, come tutte le volte prima di un mio cheat day, non sono riuscito a dormire malissimo. Non vedo da schifo, perché continuo veramente a pensare al cibo. La mia ossessione, quando arriva prima del cheat day, tassativo, la notte non si dorme o si fatica comunque a dormire, perché penso soltanto a qualche minuto del giorno. Chiamatemi se volete pazzo, ma io amo il cibo. E anche un'altra cosa, ma quella non c'è capito qua. Non pensavo invece che sta facendo pesanticcio questo colombo, che tra l'altro dovrebbe stare sui 750 grammi. Però un po' pesantuccia, non pensavo, sta stoppando. No, io non mollo. Ultima fetta. Good.
Ok, sono rimasti solo i rimasugli, che ovviamente non hanno altri. E con questi ultimi rimasugli mi chiedo concluso questo Man vs. Food Easter League. Questa colomba c'è. Vediamo che ora si è fatta. Sono le 10.50, quindi direi che una sorpresa un po' comoda, non la ricordo neanche in realtà. Non è stato facile come pensavo, perché arrivati verso la fine ho cominciato un po' a stancarmi questo gusto e essere un po' pesante, bella pastosa, però non ho mai temuto di essere sconfitto. Bene! Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un like, un commento e condividete più non posso, così cresciamo. Seguitemi anche su Instagram, così potrete vedere i miei allenamenti, i miei pasti giornalieri e i miei cheat day della domenica. Questo video si conclude qui, vi faccio i miei auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie e noi ci rivedremo presto in un prossimo video.